Bentrovati, Davide il Critico. Oggi, pausa pranzo, piove, così per acclimatarci anche a quello che sarà domani. Ma, a proposito di domani, potrei dirvi che io è da stamattina che penso solo a domani. Cioè, io sono dei mesi che ormai penso solo a domani. Probabilmente nella mia vita non avrei mai pensato di vivere una giornata come quella di domani. Domani è un qualcosa che non tutti hanno la fortuna di vivere. Cioè, io sono di Bologna, tifo Bologna, e quello che proverò domani credo che sia un'emozione che solo certi che hanno il privilegio di viverla possono raccontarla, perché non hanno tutti la fortuna di vedere nella propria città la UEFA Champions League che ci sarà domani allo stadio Renato Dall'Ara, tant'è che mio padre mi ha regalato questa sciarpa commemorativa perché ci ricorderemo tutti di domani, cioè, non prendiamoci in giro, domani sarà uno di quei giorni che tutti noi ci ricorderemo per tutta la vita, ci ricorderemo dove saremo, ci ricorderemo cosa stavamo facendo, ci ricorderemo tutto, questa l'ho presa chiaramente solo per ricordo, non per proteggermi dalla pioggia che scenderà copiosa, anche perché dovessi mettermela domani per la pioggia, ecco, al quinto minuto mi troverei a fare così sulla testa di quello sotto, e non mi sembra neanche il caso e nemmeno troppo corretto, soprattutto senza uno shampoo che possa agevolare il lavaggio del capello. Ecco, ma quindi domani cosa c'è domani? Domani c'è Bologna Shakhtar Donetsk, ragazzi, la prima partita della UEFA Champions League del nostro amato Bologna. Giocheremo in casa, giocheremo sotto tanta di quell'acqua che la metà basta, però giocheremo per dare una svolta importante a quello che adesso è un campionato un po' povero, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni, anche i risultati, però oggettivamente l'ultimo risultato ottenuto a Como è grasso che cola, perché ragazzi, se a Como finisce 4-0, stringiamo la mano, guardiamo bene il lago, decidiamo se fare un bagnetto o no, appoggiare i piedi a mollo e poi torniamo a casa, perché Como brutti, troppo brutti per essere veri. Questa è la speranza di non approcciare mai più una partita come quella che abbiamo approcciato sul lago, perché è abbastanza imbarazzante commentare una gara del genere. Poi l'abbiamo tirata su, e tirandola su magari è saltata fuori qualche nota positiva. Al termine della gara abbiamo visto molti giocatori nervosi, Castro, Condoie, altri calciatori non proprio con un viso molto soddisfatto, e se devo dire la verità, non è un qualcosa che mi dispiace, perché vedere della gente che discute, litiga, sta lì un po' a taragagnare, non è un brutto segnale. Vuol dire che comunque c'è la voglia di dare la svolta, c'è la grinta, La grinta c'è, la voglia c'è, non è gente arrendevole che vuol far saltare l'allenatore, è gente che cerca in qualsiasi modo di addrizzare la barca. E col fatto che coi cambi ci sia stato questo scossone, secondo me è un bel segnale. Certo, non bastano gli scossoni per far bene dei campionati, ci vuole una certa continuità e ci vogliono delle prestazioni all'altezza della posizione che si vuole raggiungere, però questi scossoni intanto sono qualcosa, perché ho visto anche dei Bologna nei quali magari chi entrava dalla panchina non aveva tutta questa gran voglia di cambiare la gara. Al termine della partita i giocatori magari non avevano questa gran voglia di litigare l'uno con l'altro, perché fondamentalmente gli fregava meno di zero. E invece vedere Castro e Ndoye che si mandano a quel paese per poi dopo far rientrare tutto, e ovviamente è una situazione da campo, a me piace, perché se sono arrabbiato io e vedo che sei arrabbiato anche tu, vuol dire che a entrambi questo andazzo non va bene per niente e bisogna far di tutto per cambiarlo. Domani sarà una partita molto molto delicata, giocheranno presumibilmente Skorupski in porta, i due centrali Beukema e Lukumi, terzini uno tra Miranda e Lico Giannis, anche perché non ce ne sono altri. Io farei riposare un po' Miranda, perché quello di Como mi ha già abbastanza stomacato, cioè vorrei vedere qualcos'altro un attimino per poi dopo magari Miranda vederlo con calma a Monza, perché il Miranda di Como aiuto, hanno giocato tutti male, però Miranda, anche te sei stato uno dei migliori a giocare male, diciamocelo. Dall'altra parte vediamo come sta Holm, perché Posch, sempre quello di Como, è inguardabile, poi
lo ripeto, è una partita, però se ci fosse Holm vorrei vederlo. Centrocampo mi aspetto Freuler, poi di fianco a lui non ho idea, potrebbe esserci Urbanski, potrebbe esserci Pobega, potrebbe esserci Fabian, anche Ebischer. Adesso Ebischer che è entrato sempre là sul lago sta benissimo seduto di fianco a me a battere le mani, però sicuramente è uno di quelli che ha più esperienza nella competizione. Davanti vorrei vedere Orsolini, magari con la pioggia si sveglia, Castro in mezzo, che è il centravanti titolare. Non è una bocciatura totale per Dallinga, però bisogna far vedere di più. C'è bisogno di tempo per inserirsi, certamente, però ecco, domani sono in Champions League, ci inseriamo a Monza, non domani. E dall'altra parte Ndoye, che in questo momento è uno dei giocatori migliori che può schierare il Bologna. Io mi aspetto questa formazione, giochiamo contro lo Shakhtar, che io ho sempre visto solo in televisione il martedì, il mercoledì, il giovedì. Vedo gente che lo paragona a una squadra molto scarsa, ecco, per me no. Per me no, loro sono molto più abituati di noi a giocare queste competizioni. Poi è vero che il paese sta vivendo una situazione drammatica, drammatica. Però per quanto concerne il gioco del pallone, secondo me lo Shakhtar è una squadra più che rispettabile. Certo, guardando le statistiche, si gioca chi ne fa di più. Perché se a noi ci piace un casino prendere gol, anche a loro piace tantissimo. Quindi ecco, mi aspetto una partita in cui vince chi ne fa di più. A difendere non è che faccia parte troppo delle due squadre. Mi aspetto veramente una partita molto molto vivace. Poi magari il tempo, la pioggia potrebbe rallentare tutto, però ecco, io anche dalla pioggia mi aspetto un aiuto, cioè nel senso, noi siamo abituati a giocare con la pioggia, con dei battiti d'acqua, quindi ragazzi, è il nostro campo, siamo in casa, diluvia, partiamo sicuramente favoriti. Su questo partiamo sicuramente favoriti. Domani quindi sarà una delle giornate più importanti della storia del Bologna Football Club 1909. Al di là dell'ironia, dispiace che vedremo tutta la gara sotto l'acqua. Dispiace perché nel 2024 in Italia uno si aspetterebbe di guardare una partita di questo livello con uno stadio, non dico del 3000, però almeno coperto. Almeno coperto in questa città. Secondo me uno stadio coperto ce lo meritiamo ragazzi. Adesso non mi soffermo su questo argomento, lo tratteremo magari in qualche altro video, però è assurdo che nel 2024 non andiamo allo stadio ma andiamo in un monumento con intorno ancora l'impalcatura degli anni 90 giallo-blu, un monumento non coperto, un monumento a distanze incredibili da quello che è il campo di gioco, un monumento che non è proprio il migliore per accogliere una persona anziana nella giornata di domani con tutta quella pioggia, o anche un bambino che magari il genitore non ha voglia di portare 3 ore sotto l'acqua. Poi certo c'è chi dice ma se sei un tifoso del Bologna devi andarci con qualsiasi condizione meteorologica. Sono d'accordo, perché io ci vado, domani prendo il mio motorino, tutta l'acqua che scende dal cielo la prendo qua nella coppa, entro allo stadio, tutta quella che scende la prendo nella testa, torno a casa in motorino, quella che non avevo preso prima la prendo il doppio. Quindi su questo posso essere anche d'accordo, è un discorso molto da tifosi, però ecco, chi non è uno sfegatato, oppure magari chi ha anche un po' di problemi di salute, andare allo stadio domani sera è un po' più complesso rispetto a un ragazzo di 20-30 anni che sì, due gocce, cosa vuoi che siano. Io ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video, di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna ragazzi, sempre sempre sempre, e domani the Champions.